Centro Tessuti Spagnago Cornedo Vicentino, specialisti in biancheria per la casa. 80 anni di esperienza nel settore. Centro Tessuti Spagnago, il centro dei tuoi sogni. Ben ritrovati, le notizie dell'Ovest Vicentino in apertura. La cronaca: ha ricoverato in condizioni gravi all'ospedale di Vicenza un uomo di 75 anni, vittima di un infortunio che è avvenuto questo pomeriggio in via San Bortolo, 34 ad Arzignano. L'uomo si chiama Giovanni Battista Calearo, atteso che gli operai dell'impresa che stanno eseguendo lavori di ampliamento nella sua abitazione si fermassero per una pausa. È andato a controllare quindi i lavori, è stato in questo modo che, affacciandosi ad una zona di scavo, è precipitato in una fossa profonda circa 3 metri, è stato recuperato dai vigili del fuoco e soccorso dai sanitari del SUEM che l'hanno trasferito nel capoluogo berico. Voltiamo pagina e ci trasferiamo a Montecchio Maggiore per parlare dell'approvazione da parte della regione del maxi impianto fotovoltaico. Vediamo. È una decisione destinata a far discutere. La Regione Veneto ha dato via libera al progetto per il grande parco fotovoltaico proposto dall'azienda agricola La Gualda, che si trova al confine tra Montecchio Maggiore e Montebello. Contro l'impianto, che prevede l'installazione di 4.320 pannelli in silicio che occuperanno oltre 7.000 metri quadrati di terreno agricolo, si era espresso all'unanimità il Consiglio Comunale di Montecchio. Contro l'operazione era scesa in campo anche la Coldiretti provinciale. Il presidente Diego Meggiolaro, pur favorevole allo sviluppo delle rinnovabili, aveva criticato la sottrazione di terreno destinata alle coltivazioni. Per il sindaco di Montecchio, Milena Cecchetto, l'approvazione della regione è incomprensibile, visto il parere contrario già espresso da provincia, regione e ministero per i beni culturali. Presenteremo ricorso al TAR perché vogliamo, spiega la Cecchetto, che si mantenga la fascia di rispetto e di tutela dell'area agricola di Villa Gualdo. La regione Veneto ha motivato l'approvazione del progetto dell'impianto perché l'area interessata non ha vincoli paesaggistici e monumentali. Voltiamo pagina, il comune di Arzignano ad essere stato citato dal Corriere della Sera è abbinato niente meno che agli Stati Uniti d'America per quanto riguarda il tema delle nascite di bambini di colore e della composizione della popolazione. Per la prima volta nella storia, infatti, nel 2011 negli USA e ad Arzignano le minoranze sono diventate la maggioranza. Oltreoceano sono il 50,4% della popolazione, nella città del Grifo invece sono oltre il 51%. Settimana dell'ambiente e l'assessore regionale all'ambiente Conte arriva a Montebello. Vediamo. 40 dei 50 milioni di euro stanziati nel bilancio 2012 dalla Regione Veneto avranno queste finalità. 20 milioni andranno a favore dei geni civili per interventi di somma urgenza, 20 milioni saranno finalizzati alle opere strutturali. Lo ha confermato oggi a Montebello l'assessore regionale all'ambiente Maurizio Conte, che ha visitato il bacino di eliminazione Cal di Guà, lì dove si trova la struttura che gestisce l'abbassamento delle piene dell'Agno Guà. Un incontro tra l'assessore, i tecnici, la protezione civile e alcuni sindaci in occasione della settimana dell'ambiente. Ai nostri microfoni l'assessore regionale Conte. Può diventare l'esempio, e quello l'obiettivo, di tante casse di espansione che nel nostro territorio dovranno essere realizzate. E su questo siamo già partiti con Caldogno, con Trissino, con quello che sarà a Fonte un'altra cassa di espansione. L'obiettivo è anche però di garantire nella fase di realizzazione di queste opere la giusta compensazione. La cronaca giudiziaria: ha patteggiato un anno di reclusione Madina Ivanova, 37 anni, di Brogliano. Era lei la donna alla guida di una BMW che il 26 agosto del 2011 provocò un incidente mortale lungo via Monte Cengio a Cornedo Vicentino. La donna aveva iniziato una manovra di svolta a sinistra per immettersi in un cortile privato senza rendersi conto che dalla direzione opposta stava sopraggiungendo lo scooter condotto da Alessandro Raniero di 27 anni. Lo scontro violentissimo non aveva lasciato scampo al giovane motociclista.
La Mille Miglia ha fatto tappa anche a Montecchio. Dopo Montebello, la carovana delle 140 Ferrari e 384 auto d'epoca si è fermata per qualche istante in Piazza Duomo a Montecchio, dove l'accoglienza del pubblico è stata a dir poco sorprendente. La serata è stata animata da una grande festa organizzata dalla Proloco di Montecchio, che ha omaggiato ogni equipaggio con un volume su Montecchio. Per tutti i cittadini castellani, invece, il divertimento è stato assicurato, oltre che dallo spettacolo e delle storiche auto, anche da uno stand gastronomico dove è stato possibile gustare alcune tipicità locali come il baccalà alla vicentina. In migliaia le persone scese lungo le strade per assistere alla sfilata di queste eleganti signore che proprio a Montecchio hanno dovuto sostare per un controllo timbro. Emozionante il passaggio nella rotatoria di Alte, dove le vetture della Mille Miglia hanno fatto il giro intorno al cavallo, simbolo della città. Numerosi VIP, uno fra tutti John Elkann con la moglie Lavinia Borromeo. È tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguiti. Centro Tessuti Spagnago Cornedo Vicentino, specialisti in biancheria per la casa. 80 anni di esperienza nel settore. Centro Tessuti Spagnago, il centro dei tuoi sogni.